Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Questo è Testamento Olfattivo, dove parliamo di profumi e fragranze. E oggi vi porto un profumo del quale sono veramente fiera, anche se non l'ho fatto io, ma è una soddisfazione potervene parlare poiché l'ha fatto un amico artista che mi ha sorpresa, poiché è un artista tatuatore. E del quale porto ben due capolavori sulla pelle e ora potrò finalmente portarmi tatuato addosso un profumo con un sillage veramente importante, scoprendo che questo artista poliedrico che si chiama Andrea Capitolino e è appunto un tatuatore molto rinomato che ha sede nel il suo studio ha sede in Calabria, ma ovviamente si sposta per convention in tutta Italia, così ci siamo conosciuti e io lo scelsi al tempo per creare questi due capolavori che non incenso me che li porto, ma incenso lui ovviamente, mi illumino di incenso per lui perché sono, credo, spettacolari, degustibus sul fatto che un tatuaggio possa più o meno piacere da portarsi addosso, credo che siano fatti in maniera egregia, ve li mostro per conoscenza. Ma ho scoperto quest'anno che oltre ad essere una persona che stimo tantissimo anche a livello umano, oltre che a livello artistico, perché è una gran persona, lui, Andrea Capitolino, è anche una persona, un artista di animo sensibile che come noi ama le fragranze, ha una grande passione per le fragranze e ne ha creata una con un significato molto particolare. Intanto parto con il dirvi che questa fragranza si chiama Aurel, che nome bellissimo. Aurel è questo, è il flacone e questa la scatola, scusate la confusione, incrocio, scrocio, ok? Aurel è un profumo boozy, siamo in pieno speakeasy, liquoroso, tabaccoso, molto interessante come materie prime di primissima qualità ed è un eau de parfum disponibile in questa grammatura, che scusate. Ma io vado un pochino così a braccio e non mi ricordo la grammatura, ora ve lo dico. Bene, dopo aver recuperato che è un 50 ml di eau de parfum, ne basta pochissimo perché ha un sillage importante. Aurel ha anche una piramide olfattiva che andiamo subito a vedere. Allora, questa fragranza ha in partenza un super liquore di rum spezie, quindi siamo subito avvolti in questo liquoroso e del tabacco pregiatissimo che ci accompagnerà davvero in tutta la durata del profumo. Il tabacco è molto presente ed è anche soavemente equilibrato. Nella parte centrale abbiamo la fava tonca. Ho potuto riscontrare che è una fava tonca, che sia una fava tonca bellissima perché ha una piccantezza vanigliata assai bella. Come vi dicevo, bellissimo, bello, insomma, secondo me, ma anche secondo altre persone che l'hanno potuta sentire, così tanto che su ogni persona, così come ogni profumo fa, ha una particolarità di espressione olfattiva durante la sua dinamicità di fragranza, così che quando lo nebulizzo su di me la fava tonca scalda meno e arriva più avanti, perché la mia pelle è fredda come quella di un rettile, vabbè, anche se i rettili mi fanno orrore, però è così, sono un animale a sangue freddo, mentre sul mio compagno che ha il potere di scaldare subito le fragranze, parte questa fava tonca molto dolce in accompagnamento al tabacco e sta veramente benissimo, facendo venire fuori due aspetti interessanti di questo profumo che ci vestono in completa maniera differente. Andiamo al fondo dove troviamo del vin brûlé, per cui ripercorriamo la nota alcolica di festa e di speziatura. Ma non solo, perché è un fondo estremamente interessante che nel dry down potrete capire, anche se nel dry down sentirete ancora il tabacco, perché non ti lascia mai. Questo è un bel tabacco per tutti gli amanti dei woozy. Nel fondo abbiamo dei legni pregiati, per cui c'è questa base sostenuta e legnosa, però sostanzialmente questo woozy
si fa largo tra note alcoliche, piccantezza da fava tonka, che appunto non va ad addolcire in maniera stomachevole, ma mantiene sempre l'equilibrio del profumo e quindi ci dà una bellissima nota, come vi dicevo, da speakeasy. Questa fragranza è disponibile sul sito, sui canali social della Black Trident Society, che è lo studio di tatuaggi di Andrea Capitolino, che ha sede a Rende in Calabria, ma che ovviamente per chi non potesse recarvi, può comunque preordinare la fragranza attraverso i canali social e vi metterò tutto qua sotto. In questa fragranza c'è tanto cuore perché nasce dal suo volere portare un ricordo olfattivo e celebrare la nascita di sua figlia Aurelia, da cui Aurel. Sua figlia Aurelia ha come omaggio dal padre questa fragranza, che quindi è la testimonianza olfattiva di quello che lui ha provato e voluto creare, quindi il padre che mantiene per sempre un legame, donando una parte di creazione ulteriore attraverso un profumo, chiamandolo anche con il nome della figlia, che ha un significato molto bello che troviamo anche all'interno dell'idea del profumo, di cosa volesse evocare il profumo e del pack. L'ho scelto perché ci tenevo tantissimo a parlarvene per questa fine di anno, per due motivi: uno che è legato al volere e a quello che Andrea Capitolino ha voluto creare con questa fragranza, ha voluto mandarci come messaggio, ovvero Aurel per pensieri aurei, pensieri splendenti. Quindi un profumo di buon auspicio. Lui ha voluto celebrare, sia con il nome che con la fragranza, un profumo di buon auspicio, un profumo che portasse pensieri aurei, pensieri splendenti e che fosse anche legato a una simbologia dorata che troviamo nel pack, troviamo il dorato, così come troviamo il simbolo dello scarabeo. Io vi mostrerò le foto qua per farvi vedere Aurel con il simbolo dello scarabeo, che nei culti delle religioni egizie del periodo egizio era legato al dio del sole, al culto del sole. E questa cosa è molto interessante in questo periodo, proprio in questo periodo che va dal 25 di dicembre, o ancora meglio, dal 21 di dicembre, ovvero il solstizio d'inverno, al 6 di gennaio. Perché? Ora vi spiego. Ho trovato una simbologia molto interessante e molto calzante, secondo me, con questo connubio che Andrea ha voluto dare della simbologia del sole e di buon auspicio, così come i pensieri aurei e la simbologia dello scarabeo egizio con la simbologia del sole, perché questo è un profumo che lui ha volutamente ispirato al sole, a qualcosa di solare e di bello, di nascita, per cui bene augurante per chi lo indosserà. Ma in questo periodo, soprattutto in questo periodo, ciò ha una valenza per me molto importante. Si dice che durante il solstizio d'inverno il sole faccia proprio sia i suoi minimi storici, ovvero abbiamo la parte più oscura dell'anno, dove la notte è più lunga del sole. Il sole, rappresentato come questa divinità antica e pagana da tante religioni, va a fare il suo viaggio negli inferi e rinasce il 25 di dicembre, dopo 3 giorni, come nuova luce. E quindi è la morte del nuovo anno, del vecchio anno, per l'inizio del nuovo anno. Quindi la rinascita del sole, che è un tema molto calzante e molto particolare,
per questo periodo che stiamo vivendo, perché sono proprio i giorni che vanno dal 25 di dicembre, dalla rinascita del Sole, al 6 di gennaio, che vengono chiamati i giorni del caos, del solstizio, o anche detto crisi solstiziale, quindi questo momento in cui dal solstizio, dal 25 al 6 gennaio, il Sole muore e rinasce portando la nuova fiamma, la rinascita. E in questo caso, con questo profumo, abbiamo sia la simbologia del Sole, sia la simbologia di una nascita, che è la nascita della figlia Aurelia, che dà il nome a questo bel profumo, sia una simbologia per noi di rinascita, la rinascita del Sole, che è il nuovo anno. Quindi questa era un po' la mia interpretazione anche riferita a questo tema del Capodanno, del nuovo anno che deve arrivare e della nascita, come vi dicevo. E vi lascio qua sotto tutte le informazioni per quanto riguarda i contatti con la Black Trident Society e con Andrea Capitolino. Inoltre vi potrei indicare questo profumo se vi piace Speakeasy di Frappend, se vi piace il naso matto di Baraonda, per tutti insomma, e gli amanti dei tabaccati boozy con degli effetti alcolici, e per gli amanti anche della fava tonka, perché se avete la pelle che scalda bene la sentirete tantissimo. Ovviamente questo era tutto per questa fine di anno, quindi ragazzi e ragazze ci vediamo l'anno prossimo, in serbo delle novità. Questa era una novità che vi volevo portare prima possibile perché ci tenevo tantissimo, però ho in serbo tante altre cose, spero di essere abbastanza celere nel portarvi. Io vi saluto, ciao ragazzi, ciao ragazze, passate una buona fine anno!